Per Made in Italy ci troviamo a Padova, al centro congressi, dove il gruppo Mirtec Team Solutions ha organizzato un convegno dedicato a progettisti e geometri e architetti, dedicato appunto al comfort abitativo e alla qualità energetica degli edifici. L'occasione è quella di raccontare un settore, quello dell'edilizia, che sta cambiando radicalmente sia per sistemi e tecniche progettuali che per prodotti. Aziende e istituti come Zephyr Passive House e Casa Clima sono grandi protagonisti di questo pomeriggio dedicato all'innovazione. Vediamo. Bisogna fare cultura sui committenti, bisogna insegnare a utilizzare questo grande elettrodomestico, passatemi il termine, perché è giusto così, non è che poi uno diventa schiavo, ma deve sapere quali sono le conseguenze delle proprie azioni. Faccio un esempio: se io ho un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore che mi garantisce il necessario ricambio aria, posso o no aprire le finestre in una passive house? Certo che si può aprire, si possono aprire in ogni momento se voglio. So che però se continuo a tenerle aperte per tantissimo tempo continuerò anche a disperdere calore, allo stesso modo in cui entro in una auto d'estate, accendo l'aria condizionata e che faccio? Lo tiro giù il finestrino o no? Beh, tendenzialmente no, però diciamo se voglio posso farlo, so che mi farò entrare il calore e allo stesso modo bisogna fare cultura non solo sui professionisti, ma anche e soprattutto sulle maestranze, sugli amministratori e anche sui committenti. Diciamo, noi stiamo promuovendo da tantissimi anni l'idea, che è proprio quella anche di Feist, del fondatore, che Passive House si deve collocare nella cultura, nella tradizione costruttiva del posto. Io in prima persona, come direttore di Zephyr Passive House Italia, mi sto spendendo tanto per l'utilizzo di materiali il più possibile locali, per cercare di promuovere l'economia locale, per promuovere il territorio, promuovere lo sviluppo e diciamo cercare proprio di puntare sulle iniziative locali, perché solo in questo modo si riesce a ottimizzare l'edificio e a renderlo sostenibile.